Vuoi farti la tua squadra dei sogni su FIFA 20 e non sai come fare? Bene, passa su footloot.com, inserisci il codice Joker e otterrai il 5% di crediti extra e il 10% sui loot dollars. Trovate il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 20. Sono qua ragazzi, tornato prima dell'uscita di TOTS, che appunto sarà questo fine settimana. Quindi venerdì ragazzi usciranno i TOTS su FIFA, quindi saremo pronti a spacchettare un pochettino. Voglio andare a fare ragazzi per l'ultima volta prima dei TOTS il 194 Footraff Challenge. Quindi voglio vedere se riesco, senza ovviamente l'aiuto dei TOTS, a riuscire a fare questa sfida. Sarà complicata perché comunque hanno secondo me tolto un po' la possibilità di trovare troppi icone o troppe cose, perché prima se ne trovavano veramente a miliardi dentro un draft, e quindi secondo me c'è un po' più di quella difficoltà. Però voglio provarci, visto che comunque sono usciti parecchi giocatori, anche if questi qua della scuola settimana, o comunque tanti altri bei giocatori, e perché non provare. Però ragazzi, se tante volte non ci dovessi riuscire, sicuramente sarà così, andremo a fare ovviamente quella sfida anche con i TOTS. Mi raccomando ragazzi, un bel like, vi aspetto in live tutti i giorni dalle 21 in poi, e questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, oltre a fare la Weekend League, andremo a spacchettare per i TOTS. Quindi vi aspetto ragazzi, mi raccomando, live sul mio canale YouTube. E in più vi invito anche a seguirmi tutti quanti su Instagram, quindi JokerJ0K3R, mi raccomando. Allora, andiamo subito ragazzi con il primo tentativo, che abbiamo il nostro gettone gratis, quindi non c'è cosa migliore che fare un draft completamente gratis. Ci andiamo a prendere il modulo che secondo me ci porna bene, quindi io punterei a questo anche con gli esterni. Punterei a questo raga, quindi vediamo subito una bella icona di quelle gagliarde. No, non ce lo dà, ma ci dà Lionel Messi 94, che è buono, ma niente di entusiasmante. Andiamo con l'estero sinistro, speriamo in un Giggs. Sì, come no, Rafa, ci vediamo Rafa che è 82. Andiamo con il portiere, se ci dà subito un bel Alisson. No, non ci dà Alisson, ci vediamo Ter Stegen 91, anche se può darci ancora qualcosa di meglio. Qui vorrei un Van Dijk, Todi, un Baresi, comunque un qualcosa di... Niente, oh, raga, me si fila de pezza comunque. Grazie FIFA, cioè veramente se continuiamo di questo passo riuscirò sicuramente con il Kaiser a fare qualcosa. Qui prendo questo che mi fa giusto un po' di intesa. No, non voglio uscire. Andiamo qua, non voglio scambiare niente. Mi dai qualcosa di interessante per favore? Allora, ci dà Van Dijk, però può darmelo prima sinceramente. Prendiamoci Kanté, francesino, prendiamoci Kanté. Centrocampista, una bella icona, ce la dai un'icona. E per quello ragazzi vi sto dicendo il discorso, non hanno tolto, hanno diminuito la possibilità di trovare icone, perché come stai vedendo non ce ne ha data neanche una e continua a non darci nessuna icona. Quindi cioè in 9 giocatori, cioè guardate che roba, in 9 giocatori ragazzi non ci ha dato niente. È per quello che ho detto, secondo me adesso è impossibile fare questo calo di 194. Garrincha, ottimo, 95. Qui se mi dà il fenomeno già c'è qualcosa di più. Invece niente ragazzi, ci vediamo Kane che è 89. Mamma mia che schifo. Raga, se vede proprio che è il gettone draft. Poi vabbè, mettiamo anche questa cosa, che comunque quando c'è il gettone draft FIFA tende a non darti nulla, perché è un draft totalmente gratuito, e quindi dice kit se schioppa non te do una mazza. E quando, infatti questo qua ha fatto. Ci prendiamo Baresi, Baresi 94. Mentre mi diamo un bello messaggino, facciamo così, mettiamo così. Non lo so manco io che ho fatto. Rimettiamo così. Si continua, si continua. Oh, 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 ok, ok, ok. Sta iniziando a darmi qualcosa, ma sinceramente dovevi darmelo leggermente prima, leggermente proprio. Andiamo ancora. Ok, anche Rui Costa interessante ragazzi. Vedi, perché non me ne dai prima queste cose? Cioè mi devi fare incavolare e poi me ne dai dopo. E non va bene così. Non va affatto bene, devi darmeli subito. Devo levare assolutamente quei due esterno sinistro e alla sinistra, perché fanno veramente ridere ragazzi. Ci prendiamo, ecco, Mbappé. Già, meglio di niente, lo mettiamo qua. Mi fa intesa. Devo levare quella S che fa veramente pena. Mi prendo Eder Militao, anche se non ci faccio nulla. Il problema è questo, che siamo partiti veramente male. Dybala, ok, ottimo, lo mettiamo qui. Non facciamo purtroppo intesa, niente, ma va bene lo stesso. 90-91, ragazzi. Cioè, mi dovrebbe dare veramente, tipo, troppe icone, troppe cose. Non va affatto bene. Facciamo così che c'è l'intesa. 90-94, anche se vado a levare qualche gioco. Possiamo fare forse il 91, ma niente di eccezionale. Gareth Bale, Marcelo comunque è buono. Ok, infatti 91-95. Andiamo a eliminare anche questi giocatori che non ci servono a niente. 91-95. Vabbè raga, qua per fare 194 ci dovrebbe dare veramente tipo il fenomeno. Comunque troppi giocatori forti. Proprio troppi ragazzi. Cioè mi dovrebbe dare almeno 3 o 3 Toti e tutti con i Prime, perché Moments, perché sennò
Non ce la faremo mai a fare queste cose. 91-95. Penso che non riusciamo a fare neanche. No, 92 sarà impossibile. Provo a sistemare un attimo la squadra, ma secondo me non ce la facciamo. No, 91-95 e mi sa che neanche il 191. No, andiamo a 91-97. Madonna, ragazzi, primo tentativo veramente brutto. Brutto, raga, perché ci ha dato tutto dopo. Non va bene, non va bene. Ok, procediamo con il secondo tentativo. La prima botta, ragazzi, ci ha detto veramente male. Provo a prendermi questo qua con i due attaccanti COC che potrebbe essere interessante. Ok, si parte con un bel Overmars e va bene. Se qua mi dai un altro esterno destro, una bella icona Prime Moments, o comunque un bel... No, proprio Sarabia, proprio no. Qua mi servirebbe Ronaldo Totti e Ronaldo il Fenomeno, perché, ragazzi miei, qui non ce la facciamo. Se non mi dà giocatori buoni, alti di overall, non ce la faremo mai. Ok, Ciretta Immobile. Potevamo anche fare meglio, qui magari un Pelé. No, Pelé è attivo, quindi non lo so. Ecco, vabbè, dai, già Neymar 95 non è affatto male. Dammi un'altra bella, un bel Gerrard. No, ci dà ancora Modric. Andiamo anche qua 70 volte, si sbizzarrisce un pochettino. Non va bene. Non va affatto bene. Andiamo ai difensori, Barisi, Van Dijk, te prego, dammi qualcosa. Niente, ci dà Koulibaly. Lo prendo. Meglio di niente. Andiamo qua, Barisi, Campbell. Vabbè, non è male, finché è roba così mi può interessare. Ok, c'è il Totti, finalmente Van Dijk. Grazie mille, te sei leggermente, e dico leggermente, sbloccato, eh. Se mi dai pure Alisson. No, ci dà Oblak, 91, non ci faccio niente. 91-75. Fermi. Ok, 92-81. Dammi pure un Baresi, dammi De Ligt, qualsiasi cosa è buona. Robertson può darmelo tranquillamente. Ci vendiamo lui, lo mettiamo al posto di Koulibaly. Ok. Tosta, ragazzi, è veramente tosta qua. Robertson, ma dammelo Totti, porca miseria. De Ligt me l'ha dato, ma che ce faccio? Sinceramente, cioè, lo prendo giusto per l'overall, perché... Oddio, se lo metto qua... Se lo metto qua può anche andare. Andiamo ancora avanti. Ci dà Son. Lo prendiamo e posso metterlo... da nessuna parte. Purtroppo da nessuna parte. Dai, questi gone. Oh, perfetto. Perfettissimo. Lo mettiamo di qua. Lo mettiamo di qua, ragazzi. 92-88. 92-88. Se mi dà anche un bel COC. Ci prendiamo Crespo. Tutta la vita Crespo, ragazzi. Guarda, se me lo ridai. Cioè, se mi ridai un'altra volta Owen o il Fenomeno. Mamma mia, se me lo dai, veramente festeggiamo. 91-91 addirittura siamo scesi. Addirittura, dai, ci prendiamo De Bruyne. Lo mettiamo qua. Vedi, i giocatori adesso ci hanno dati abbastanza buoni. Però non basta, ragazzi. Cioè, ci dovrebbe dare veramente delle cose mostruose. Ecco, tipo tutti Ronaldinho. Tutte queste carte qua mi dovresti dare, vanno bene. Ok, 192. 192, ragazzi. Ronaldinho è perfetto. Se mi dà pure il Fenomeno o qualche altra cosa, non sarebbe affatto male. 192. Qua skippiamo e ci cala 191. Ah no, 192. Forse 193? Ma guarda, la sto buttando proprio lì, ragazzi, eh. Ma secondo me non si smuove da qua. Secondo me non si smuove. No, infatti, 192. Vedete qua, ragazzi, già la differenza. Due Totti, tre Icon Prime Moments. Già si è fatta sentire. Però, al posto di Immobile, o comunque al posto di qualche altro giocatore, se mi davi un De Ligt Totti, e già era interessante, mi davi un De Bruyne Totti, o comunque mi davi un Fenomeno, già un pensierino secondo me ci poteva anche stare, un pensierino. Però così, pure cambiando e mettendo comunque il nostro Koulibaly, non cambia niente, quindi 92-99, ma comunque il 192. Secondo tentativo già, ragazzi, un pochino meglio del primo. Andiamo avanti con il terzo tentativo, vediamo se tante volte siamo andati dal 91 al 92, adesso un bel salto di qualità non sarebbe affatto male. Questo modulo mi piace, ragazzi, anche se non ci sono alla sinistra, alla destra, ATS, ATD, ATT, tututu, mi piace, però... Già che partiamo con Bannon e Young, non è che mi fa impazzire. Qua ci vuole Ronaldo il Fenomeno, cioè mi devi dare roba più strong. Dai 10 OC, dasce. Oh, esatto, noi questi volevamo. Questi bei giocatori, i primi tre ciufeghe. Rui Costa, Requelme, ci veniamo lui. Non male, non male. Qui ci dici Zanetti. Zanetti, non ci dà Zanetti, ci veniamo Kanté 91, anche se può di darci il Totti. Vediamo se ci dà questo Zanetti, non ci dà Zanetti. Qui un Robertson... Un bel Totti era buono, ma non ce lo dà. Baresi, Van Dijk di nuovo, che non ci dà mai nella vita. Grazie, ragazzi. Oh, mi sa da veramente un draft bellissimo. Un draft veramente stupefacente, proprio. Oh, terzino destro. Pam! Lo skippiamo e ci dà un Riccardo Pereira. E qui un Alisson.
Alisson stranamente ce l'ha ridato. Stranamente, ragazzi. Qua lo sto skippando un po' in maniera più veloce perché tanto non ci sta dando nulla di buono. A parte adesso qualche giocatore, ma se mi dite roba più sostanziosa da subito. Perché tu che mi dai adesso io non ci faccio niente, sinceramente. Ok, questo lo prendiamo e lo mettiamo qui a posto dell'argentone. Andiamo ancora. Già che mi dai Zanetti, iniziamo a ragionare un pochettino di più, sinceramente. Vedi qual è il peccato? Invece di Ronaldo, di Aubameyang, un bel Ronaldo il fenomeno. Oh, ci stava bene un Ronaldo Totti lì. Bergkamp va benissimo. Va benissimo anche Bergkamp. 190, golosissimo 190. Golosissimo, ragazzi. Mi sono un attimo ricreduto sul giocatore che mi ha dato, sinceramente. Ok, ok, io direi di lasciare così. 190, però manca la sostanza, manca. Lionel Messi va bene, ma niente di che. Neymar 93, non saprei dove andarlo a inserire. Sicuramente il 191. Dai, 191 è doveroso. Ok, 191 ci sta. Sistemiamo un attimo la squadra. 191, madonna, se mi devi... Ronaldo è il fenomeno, dove stanno sti giocatori? Quelli mi devi dare. È il fenomeno, tutta sta roba golosissima. Oh, 192, addirittura, ragazzi, siamo partiti da zero, dal nulla. E abbiamo fatto per il momento il 192. Addirittura. È un'emozione indescrivibile questo 192. Skippato così, velocemente, abbiamo fatto un buon risultato. Dai, 192. Raga, io più di questo purtroppo non posso fare. Anche se vado a inserire forse Messi qua. Faccio così, andiamo a 96. No, non ce la faccio. No, 92-96, a prescindere 92-96, quindi devo andare a rimettere qui Ronaldo. 192 un'altra volta, ragazzi. Terzo tentativo, io vado a farmi l'ultimo tentativo, perché ne facciamo 4, dai, ne facciamo 4 e vediamo un pochettino se andrà meglio. Mi dispiace purtroppo scartare anche queste squadre, però se al posto di Laporte mi davi Van Dijk Totti e al posto di Ronaldo Cristiano Ronaldo mi davi Ronaldo Totti, o comunque mi davi Ronaldo il fenomeno, e già un esempio, già De Ligt, vedi, sti giocatori mi dovresti darmi un po' più insieme, no? Ok, quarto ed ultimo tentativo. Vediamo un po', ragazzi. Ci prendiamo il modulo. Io punterei a questo. Esterni, COC. Potrebbe essere interessante se ci dà ovviamente qualcosa di goloso. Ci dà Hazard. Potrebbe darci qualcosa di più intrigante. Madonna mia, mamma mia. Sì, perché mi dai 70? Cioè, può esistere un draft che mi dai... Oh, mamma mia. Che giocatori, mamma mia, oh, te sei proprio svenato, Porca miseria, ragazzi miei, che delusion. Meno male ci ha dato Ronaldinho, ma porca miseria, il 74, ma che roba mi stai a da? De Bruyne, ottimo. Cioè, 74 e 78 là, ma che roba è? Dai, Modric, va bene. Dacci Baresi, Van Dijk, dammi di tutto e di più, Campbell, Kanté, va bene pure Kanté, come te pare. Va benissimo anche Kanté. Madonna, sarebbe perfetto Van Dijk Totti. Campbell, ok, va bene. Va bene, va bene. Oh, mi sto chiedendo. Dai, Van Dijk. Ci prendiamo Ramos. Facciamo così. No, così no, facciamo così. Madonna, ragazzi, se ci dà Alisson oppure un Van der Sar, pure un'icona non sarebbe affatto male. Madonna mia, ottimo. 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 Peccato solo per quegli attitti del Kaiser. Mortacci, vedete, guarda che mi ha dato là davanti. Dai, che ti devi rifare, Ti devi rifare assolutamente. Esterno, ATT. Bello, golosissimo questo terzino destro che noi mettiamo qua. Perché poi facciamo così. Ok, ragazzi. E facciamo così. Ottimo. 92-96, dai, ti prego. Mi dai 79-77-78, tua madre. Ma stai scherzando o lo stai facendo apposta? Cioè, mi hai dato troppa roba tutta insieme. Hai detto no, dobbiamo calare per forza perché qui lo schifo. Da Gowen, su. 191. Ok. Però vogliamo ancora roba sostanziosa. Puoi darmela ancora delle cose abbastanza buone. Cioè, non ti far fregare. 191. Purtroppo ormai non ce la faremo mai a fare il 194. Però, dai. Almeno fammi ci crede. Non dico tanto. Questo è ottimo. Però se lo metto qua. 91. 96. Mi cala. Vabbè, lo teniamo di scorta il nostro game. Tanto sappiamo che lì il 190 ce l'abbiamo. 191. Quello non è un problema. Ci prendiamo lui, ottimo, a posto di Eden Hazard. Ottimo, 91-94. Andiamo ancora, purtroppo, niente il fenomeno, niente Totti. E ci dobbiamo accontentare. Ci dà anche Lionel Messi, che è molto buono Lionel Messi. È molto buono, però provo a fare una cosa. Così, mettiamo Messi qua. 92-96. Cos'è, raga, la squadra è buona. Però se io adesso volevo fare più intesa...
Eh no, non cambia nulla a questo momento. Allora, se vado a mettere Messi, dovrei mettere Ramos, andiamo a 97. Però non c'è nient'altro, quindi la situazione adesso è abbastanza complicata. Togliendo Hazard, svanisce l'intesa, ammazza oh. Allora, facciamo così, mettiamo i 91 qua davanti. 92-96, ragazzi. Più di questo non si riesce. 92-96, forse 191? Non lo so. 92-97. 92-97, di più non va. Ah, peccato. Era pure questo un bel draft, ma non ci siamo riusciti, ragazzi. Cioè, era un bel draft perché tutto dopo è successo, perché sennò è uno schifo, eh. Quindi, se io vado a togliere Messi. Allora, così facendo, cambiando la squadra, faccio 192. E visto che la squadra rimane così, ragazzi, per poco non abbiamo fatto il 193 a sto punto, perché facendo questi cambi, la squadra comunque mi rimane così, per poco non abbiamo fatto il 193. Perché se vado a rimetterla come prima, avete visto che il 192 non ce la faccio. Invece, levando Messi, levando Agui, levando Haaland... Cacchetto! Perché facendo così, levando Messi, Agui, tutti gli altri, ragazzi, addirittura mettendo giocatori un po' inferiori come Hazard o Ramos, riusciamo a fare il 192. Quindi, per poco, non abbiamo fatto il 193. Signori, e niente, ci abbiamo riprovato e abbiamo capito che non c'è trippa per gatti. Niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, non ce l'abbiamo fatta prima dei dots purtroppo, però ci andrò a riprovare per forza ragazzi, perché io devo fare la sfida, cioè io devo vedere lì 194, ce la devo fare per forza. Hanno diminuito la probabilità di trovare l'icone, come ben avete visto, perché prima se trovavano 7, 8, 10, 11, adesso te sei finito per niente, e comunque ci devo riprovare, io non ci posso fare niente, è più forte di me ragazzi, perché tanta gente c'è riuscita e io ne ho fatta, va bene. Signori, vi invito a cliccare qua a fare ragazzi per vedere altri due video tanto visti, cliccate che c'è già per cliccare, cliccate per vedere il video, cioè avete capito un cazzo, va bene così. Cliccate anche nel merchandising, il riquadrino JKR, mi raccomando, per acquistare tutto il mio merchandising targato, marchiato e a sganaflauto JKR. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao belli.